Prove di combine, Alfa Italico, gli internazionali BNL d'Italia hanno preso il via, anche se in maniera non ufficiale. Merito del torneo di prequalificazioni che domani assegnerà le wild card per le qualificazioni maschili e femminili. 31 i giocatori coinvolti fra professionisti e amatori, per loro è già area di internazionali, un'atmosfera il più delle volte inedita. Non è mancato lo spettacolo e il pathos. Adelchi Virgili e Marco Cecchinato, ad esempio, hanno dato vita ad una maratona conclusasi 7-6 al terzo set. Una gran partita vinta dal 21enne toscano, tutto talento e variazioni. Un giocatore che ha i numeri per fare il salto di qualità. Virgili domani affronterà Gianluca Naso, che non ha avuto troppi problemi contro il veneto Francesco Burgo. Classifica 2-3 e una laurea in biologia già nel curriculum. Io ho finito l'università l'anno scorso. Sono laureato in biologia, adesso sto facendo il dottorato, faccio i salti mortali per allenarmi perché mi alleno alle 7:30 di mattina, poi vado in università, poi la sera in palestra e quindi anche queste cose ripagano un po', danno un po' di soddisfazione, anche se ho perso comunque è bello venire ad assaggiare il tennis vero, diciamo. Avanti senza troppi problemi anche i favoriti Matteo Trevisan, Matteo Viola, Marco Crugnola e Alessandro Giannessi. Domani torneranno tutti in campo, in palio un posto nelle qualificazioni della Masters 1000 Romano. Come detto, anche le prequalificazioni sono combine, quindi anche le ragazze oggi hanno fatto il loro esordio. Truppa guidata da Karin Knapp, che ha vinto il suo match d'esordio. Gioia Barbieri e Carolina Pillot hanno giocato il match più intenso per personalità e determinazione delle due contendenti. Ha vinto la Barbieri in 2 set con merito. Al turno decisivo sono approdate anche Martina Caregaro, Alexia Virgili, Anastasia Grimanska e Agnese Zucchini. Domani saranno ancora prequalificazioni, l'ultimo atto, poi si entrerà nel vivo degli internazionali BNL d'Italia 2011.